Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul nostro canale con un nuovo video. Siamo qui a Pordenone. Siamo qua solo per un motivo preciso, che è andare a mangiare il panino di Luis. Siamo già qui, facciamo vedere il locale. Adesso entriamo e vi facciamo vedere appunto meglio il locale, che è tutto di giallo, mentre Udine è tutto rosa. Poi prendiamo i panini, che saranno grandi così. Aiuto. Vediamo come sono, ci daranno anche dei guanti, ho visto. Qua ragazzi abbiamo i guanti per mangiare. Comunque il menù è qua e adesso lo stiamo leggendo e vi facciamo sapere poi che cosa prendiamo. Io prendo questo qua, il porca vacca, bun artigianale, polpetta di manzo, homemade, bacon croccante, pulled pork, fonduta di cheddar, patate rustiche e salsa crispy. Speriamo bene. Io ragazzi prendo un gnam con le polpette di manzo, il bacon croccante, la burrata, il gianduia calabrese e le patate rustiche. Abbiamo preso anche questo porca patata, che sono delle patate rustiche con fonduta di formaggio, cheddar e pulled pork. Ragazzi, adesso mettiamo i guanti perché qua non si scherza. Dani ha fatto a metà con il cameraman e così. Sì, perché sennò non ce la faceva. Sì, sennò non ce la faceva. Dani ha già messo i guanti, io ho un po' di difficoltà perché Dani ha le mani piccole come un topolino. Io invece no. Ragazzi, sono arrivati e vado a dire. Guardate che bel piatto. Mazza. Buonissime. Ragazzi, ha un sapore assurdo perché patatine sono rustiche, come vedete. C'ha questa cos'è, porchetta? Non so. Sì, penso di sì. Vabbè, questo macinato di manzo, credo, veramente buono. È arrivato il panino ed è enorme. Quello è quello di Danny e questo è il mio. Cioè, una roba assurda. Boh, le patatine sono buone, però quelle lì sono assurde. Adesso assaggiamo il panino. Cioè ragazzi, caduta. Non è piccante sta roba. Come si fa a mangiare? Non lo so. Assaggiamo. Buono. Mi sta suonando la bocca. Il suo sembrerebbe piccante, il mio non è piccante. Mi sta suonando. Assaggiamo. Buono. Però picca. Allora, il mio è molto saporito. Il suo è buono, è croccante, è piccante, ma non troppo. Secondo me il suo forse è più buono. Ragazzi, l'acqua è buonissima. È un'acqua del 1894, veramente buona. Un giorno faremo anche assaggio di acque diverse. Ah, che figo. Questa qua è veramente buona, eh? Limpida, pulita. Ragazzi, io l'ho finito, anche Danny, bello pesante. Io sono pienissima che ne ho mangiato metà, figuriamoci uno intero. Dovevamo prendere un dolce, però Danny è sazia e io da solo non l'avrei mangiato, avrei preso le frittelline con la Nutella, ma da solo non riesco a finirle. E niente, abbiamo finito tutto. Ancora? Abbiamo finito tutto, ci vediamo direttamente fuori con le considerazioni finali. Bene ragazzi, siamo appena usciti, quanto abbiamo speso? 47. Vabbè, 47 euro in tre. Se avessimo mangiato un panino a testa con le patatine e l'acqua, avremmo speso circa 23 euro a testa, che è abbastanza, è abbastanza. Però è però una, era cosa, buono, cioè una cosa completamente diversa dal solito. Esatto. Quindi il prezzo ci sta per l'esperienza che si fa, ovviamente. Esatto. Che voto dai al tuo panino? Allora, io do un 9 perché era molto buono, ci stava. E anche le patatine erano quelle speciali, un 8,5 perché erano buone. E il mio panino? Il tuo panino 8,5. Anche, allora, io al mio panino do un 8, mi è piaciuto però aveva dei sapori tanto forti. Il tuo panino un 9, mi è piaciuto molto. Patatine molto buone, anche quelle un 8 meno, dai. Mi sono piaciute, però anche lì c'era un sapore molto forte. Fateci sapere se voi siete già stati qua a Pordenone o a Udine. Ma ragazzi, non c'è nient'altro da dire, quindi iscrivetevi al canale, lasciate un like. Attivate la campanella, scrivete un commentino. No, l'abbiamo già detto. No, quando? Sì? Dio santo. E non c'è nient'altro da dire. E ci vediamo a un prossimo video. Ciao ciao! Ciao. E commentate qui sotto nei commenti se siamo esauriti oppure no. Secondo me sì, soprattutto Dani. Alla prossima!